Ci avviciniamo. Telecamera, per favore procedere. Misurazione della temperatura, la porta si apre in automatico. È questo il termoscanner di ultima generazione che l'Arezzo Calcio ed il Calcit hanno donato alla senologia dell'ospedale di Arezzo. Il nostro centro fa parte della rete regionale senologica dei centri di senologia e annualmente vengono rilevati all'incirca 300 nuovi tumori alla mammella, quindi capite bene quello che possa essere l'impatto sociale. E questo test, mi preme ribadire, che riduce la mortalità, questo test intendo la mammografia, di circa il 30%. Quindi l'invito alle donne è quello di aderire alla chiamata, all'invito ad effettuare la mammografia di prevenzione e di screening. Si tratta del terzo termoscanner donato grazie al contributo dei cittadini. Fino adesso la temperatura veniva misurata con il termometrino, con la pistolina, perciò ci voleva una persona che oggi non c'è più. Oltretutto c'era anche il problema che si avvicinava a 30 centimetri perché lo doveva mettere all'orecchio e alla testa, sicché si è eliminato tutto questo e si è dato sicurezza in particolar modo alle pazienti che ovviamente devono venire qui al centro senologico. Lo strumento serve per la misurazione della temperatura corporea di tutte le persone che frequentano il centro di senologia ed ha diverse funzioni. Controlla innanzitutto l'utilizzo della mascherina e in automatico riesce a controllare un varco, in questo caso una porta, può essere un tornello, tutto quello che vogliamo. Lo strumento è pensato non solo per la fase 2 del Covid, è pensato anche in prospettiva futura, perché questi strumenti potranno essere poi riutilizzati in futuro perché riescono a fare controllo accessi, controllo varchi grazie al riconoscimento facciale. In caso di necessità varie, l'operatore può, tramite un microfono, parlare con l'agente esterna. La donazione è stata finanziata dall'Arezzo Calcio grazie alla vendita di mascherine griffate. Parte del ricavato è stato infatti destinato alla senologia dell'ospedale San Donato. Soprattutto per voi donne, il consiglio che posso dare è quello ogni anno di fare la mammografia. Grazie a questo mia moglie ha scoperto 2 anni fa, pur avendo avuto in precedenza degli esiti positivi, che era purtroppo vittima di un carcinoma. Si è operata, era maggio del 2018, ha lottato, sta lottando, perché poi sono cose che almeno 5 anni non determinano chiaramente la fine della malattia. Quindi ci tenevo per questo a essere presente, perché al di là dell'aspetto personale c'è un aspetto sociale importante. Il cancro alla mammella è una cosa che chiaramente, anche se, come dicevano, se preso in tempo si può guarire, però è una cosa che è il male purtroppo attuale delle donne. Quindi con la squadra, con alcuni rappresentanti della società, a nome anche del Presidente La Cava, ci tenevo a essere presente. Quindi un plauso al Calcit, un plauso a tutti i tifosi che hanno acquistato le mascherine, perché grazie a questo siamo stati in grado di poter dare un contributo a favore di questa iniziativa.